salto in avanti parlando di metaverso e transumanesimo, lo facciamo con due saggisti, ecologisti, entrambi appartenenti alla rete Resistenze al Nano Mondo, redattori dell'Urlo della Terra e autori di diversi libri, tra i quali 5G, rete della società cibernetica. Sto parlando di Silvia Guidini e Costantino Ragusa, ai quali lascio la parola. Prego Costantino. Grazie Maurizio e grazie a tutta la rete 5G, qui di Roma e nazionale, per aver organizzato questo convegno importantissimo. Perché parlare di metaverso? Un metaverso è qualcosa che apparentemente ancora non è presente qua tra noi, nel senso che non è ancora nella sua fase così operativa, ma invece già in corso, c'è stato un notevole cambiamento negli ultimi anni. Abbiamo una multinazionale dei social network come Facebook, che ha cambiato il suo nome, è diventata Meta, e Metaverso Company per esattezza, si è fatta chiamare. Il suo leader, Zuckerberg, ne è esortito con un grande manifesto di quello che si aspetta per i prossimi anni, quindi non da qui a 2 o 3 anni, ma parla di un decennio, di quello che vuole che sia una trasformazione, si aspetta che sia una trasformazione. E sappiamo che questi personaggi, quando si danno, come dire, delle mire, si danno anche dei mezzi, no? Dei mezzi poi concreti, hanno investito notevoli miliardi e hanno fatto anche acquisizioni importanti in compagnie legate all'intelligenza artificiale, ma anche appunto alla realtà aumentata. E qui arriviamo a questo metaverso, no? nella sua concretezza. Eravamo abituati a considerare il metaverso, quindi in genere si intende la realtà virtuale, no? Un grande casco sulla testa e l'immersione in un mondo parallelo, diciamo così. E qui siamo in un passo successivo, è la realtà virtuale e insieme che si fonde con la realtà aumentata. E il casco è stato sostituito da un visore, ma ultimamente, intendo proprio negli ultimi mesi, Meta ha parlato anche addirittura di creare realtà aumentate a partire sempre da quello strumento, che ricordiamocelo che tante cose partono proprio da quello strumento lì, con la protesi di controllo di massa che è il telefono cellulare, voleva partire da quello, con modalità che potessero evitare anche addirittura il famoso visore. E quindi una tecnologia quindi apparentemente fuori posto, quindi che è arrivata così, cioè a un certo punto i leader di una compagnia come Facebook che si mette a parlare di metaverso, quindi di mondi che non ci sono. Ma ricordiamoci anche quello che è successo anche in questi ultimi anni, non possiamo fare a meno di considerare quello che appunto è stata quella dichiarata pandemia e quindi con una precisa emergenza, ma quello che poi sono state le conseguenze, le politiche messe in atto da quell'emergenza che fa la differenza. Il metaverso è frutto proprio di questo tipo di clima, perché è una tecnologia che si basa sull'individuo isolato, è una tecnologia d'emergenza, da conseguenza, quindi agisce sul lockdown, agisce sulle persone separate, sulle persone impaurite, sulle persone che stanno da sole a casa, sulle persone che hanno perso il posto di lavoro, su tutta una trasformazione, una visione precisa di mondo. E agisce su agiscono su questo piano, quindi una tecnologia, una visione che si sposano per andare a cambiare il nostro presente. E quindi anche gli stessi fondatori di questa nuova tecnologia come appunto Facebook, ma anche
grande partner è la Microsoft su questo tipo di tecnologia, sono incerte, o almeno danno l'impressione di incertezza su quello che è questa novità. E quindi si esprimono, Facebook dice che è praticamente un'immersione totale, Microsoft il clone il nostro clone della realtà, no? questo metaverso, tutto apparentemente robe lontane, non percepibili, non immediatamente, come dire, realtà, ma purtroppo la loro realtà aumentata, virtuale, fittizia, chiamiamola come vogliamo, e già invece, come dire, fa già danni già solo come visione. E anche perché dobbiamo considerare che stiamo parlando di una tecnologia come di questi livelli che è duale, quindi è civile, quindi civile intendiamoci, quello che può essere, come è stato detto anche credo stamattina, e la visita magari interattiva, virtuale, aumentata in un museo, non so, i Vaticani, qua il Museo dei Vaticani a Roma, e quello che invece può essere, come dire, l'altro lato, che è quello militare. E piace un sacco ai militari il metaverso, e lo usano, perché il metaverso, tra l'altro la tecnologia del metaverso parte dai videogiochi, quindi una banalità, però videogiochi che abbiamo già visto anche utilizzare per modalità di guerra con l'Ucraina, abbiamo visto videogiochi con la tecnologia peraltro di queste compagnie per inscenare, costruire realtà fittizie di scenari di guerra, di combattimenti che non esistevano. Ovviamente uno dice, ma il civile, il militare, dobbiamo cominciare a considerare questa tecnologia in un unico modo, di guerra, non c'è differenza se il fatto che si occupino di videogiochi o che si occupano, che siano, come dire, all'interno delle forze armate. Tra l'altro Facebook poco prima in questi ultimi anni ha fatto proprio delle compagnie che sono leader all'interno delle Air Force, proprio che già lavoravano in questi ambiti, però in campo strettamente militare, e quindi ovviamente ha inglobato tutto questo tipo di conoscenze. E la particolarità di questo tipo di visione, che cos'è? Che non nasce da niente, non può inserirsi così immediatamente. Abbiamo detto che si inserisce in un clima delle dopo emergenza, quindi praticamente quando le persone sono in un certo tipo di situazione, no? Senso, appunto, tecnologie nate dal lockdown, perché praticamente hanno fatto dei salti fortissimi durante la chiusura, anche se erano sempre comunque in fase sperimentale. E queste tecnologie si nutrono di questo tipo di... hanno bisogno di catastrofi, hanno bisogno di emergenze, hanno bisogno di guerre, hanno bisogno di climi di un certo tipo. E allora che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che siccome hanno un potere tutto particolare, non solo di sognare certe compagnie, hanno anche i mezzi proprio mettere in campo i loro sogni, quindi come aveva poi spiegato dopo con la visione transumanista, quindi mettono in campo quindi concretamente la trasformazione della realtà, e quindi hanno bisogno praticamente di trasformare la realtà presente per poi poter, come dire, dare far concretizzare quella loro visione, far attecchire la loro visione. Come fare questo? Questo avviene demolendo quello che è la nostra società per come l'abbiamo conosciuta fino adesso, quindi intervenendo dentro la scuola, intervenendo nel sociale, nelle relazioni, cose importantissime, perché queste cose puntano tantissimo sui giovani. Quindi nel cosiddetto tempo libero, e poi ovviamente nella sanità, perché anche questo è l'altro aspetto, perché abbiamo parlato che da qualche anno a questa parte siamo tutti da considerarci appunto pienamente come pazienti, no? E quindi questa cosa è molto forte, quindi si cambia la realtà presente. Come fanno questi costoro? Cominciano, intervengono a 360, magari non direttamente dove potremmo immaginarci. Quindi infatti è molto importante anche un convegno come quello di oggi, proprio perché lega
tanti aspetti, perché noi non possiamo capire il metaverso se ci occupiamo solo di metaverso, come non possiamo capire il 5G se ci occupiamo solo del 5G, delle sue situazioni utili, no? Ambientali. Dobbiamo mettere insieme questi piani, anche perché il 5G alimenta, senza 5G, senza soprattutto 6G, il metaverso non è possibile. L'internet off time, quello l'internet dei corpi, che è il successivo delle cose, e quindi l'internet dei corpi, quindi siamo noi la materia viva, quella che diventa la merce, quella che comunica, quella che entra pienamente nella predatorietà del digitale, del tecnomondo sanitario, biomedicale. Cioè, siamo noi che diventiamo pienamente vivi e siamo sfruttabili a pieno titolo, perché quando non abbiamo più, come dire, quando tutto è gratuito apparentemente anche in questi settori, ovviamente siamo diventati noi la merce viva. E quindi è da capire questa cosa, queste connessioni sono fondamentali da mettere insieme, sono fondamentali e ci permette di capire che cosa realmente sta succedendo. E ultimamente si è parlato anche di una caduta, no? del metaverso, ma più che altro in generale di Facebook, che ha fatto piani, come dire, troppo azzardati. Ora, costoro abbiamo già visto anche certe sperimentazioni a livello anche pre-dichiarata pandemia, no? Quando già preparavano le pandemie prima che ci fossero, hanno fatto poi dopo quella questione legata ai cyber attacchi, eccetera, eccetera. Li hanno fatti anche in questi versi, hanno sperimentato tanto anche su quello che è l'ipotesi del futuro in metaverso, e questi non investono per niente. Quindi apparentemente quello che però parlano i bilanci aziendali, parlano i giornali di esperti in finanza, no? In economia, parlano di una perdita enorme. Noi dobbiamo però considerare che a volte economia e finanza non vanno magari sempre per la stessa direzione, soprattutto quando siamo nel campo di colossi di questo tipo, anche perché sono ampi, sono diramicati, ma poi dopo fanno poi a capo anche a molto più stretti poteri globali, e costoro sono in grado di muovere capitali, mezzi, influenze politiche enormi. Quindi anche se vediamo, come dire, grandi perdite sul momento, comunque degli inceppi, quelli che potrebbero essere dei cattivi investimenti, chiamiamoli così, in realtà dalla loro parte sono dei buoni investimenti, nel senso, anche perché, come dicevo prima, forse sanno qualcosa più di noi di quello che sarà la società domani, come lo sapevano, come al tempo di qualche anno fa, i big data, tra cui ovviamente anche Facebook, hanno fatto dei livelli di economici stratosferici, quindi potrebbero permettersi da qua a abbastanza anni in avanti di fare delle perdite e di giocare, tra virgolette, anche se parliamo di tecnologie che partono dai videogiochi, con il metaverso. Però invece il metaverso è qualcosa di estremamente importante, perché praticamente ci ritroviamo con tecnologie che spingono, praticamente partono dal singolo, quindi l'individuo atomizzato, ma poi vogliono ovviamente diffondere questa tecnologia all'inizio in modo banale, no? Banale nel senso di che si trasferisce nella quotidianità, la visita al museo, la scuola interattiva, e addirittura dentro la sanità, no? Abbiamo visto, hanno detto, io vengo da Bergamo, proprio inascoltabile per uno peraltro che viene appunto da Bergamo, che praticamente se ci fosse qualcuno ha riferito, se ci fosse stato già il metaverso nel periodo della dichiarata pandemia, sicuramente sarebbe stato più modo di, come dire, di creare una maggiore relazione anche con i parenti, no? Potevi dare un ultimo saluto, invece di usare quello smartphone lontano, poteva esserci il metaverso, ti permette la vicinanza immediata, no? Quindi tutto virtuale, tutto fasullo, perché poi concretamente poi in realtà fasulla, concretamente avremmo potuto toccare il nostro cavo per dargli l'ultimo saluto, e questo è stato detto come mancanza a livello di
di sanità, a livello di struttura, a livello di relazione, perché poi parliamo, non noi parliamo di questo, perché ci prendiamo su, su quella che è la disgregazione, la disintegrazione della relazione umana, quindi negli ospedali. Allora la parlano invece come progetto, come modus operandi. Quindi questo ci fa capire quanto l'importanza che danno a questo tipo di tecnologia, anche perché per loro non è un qualcosa in cui da oggi a domani ci trasferiamo nel metaverso, no, non funziona così, anche se appunto le emergenze danno delle spinte fortissime. È un'immersione, una lenta immersione in cui ci disabituano alla relazione, quindi praticamente dopo è una conferma di quello che già sapevano che potevano, un ultimo ostacolo che è quasi simbolico, perché di fatto sanno che è già pronta la società per quel tipo di mondo lì. E infatti per avere questo tipo di tecnologie possono essere efficaci solo se è stato creato il mondo apposta per questo tipo di, ed è quello che stanno facendo. Stamattina è stato, ma anche ieri con gli attivisti della rete 5G sono uscite fuori testimonianze fortissime e puntuali su quello che è la demolizione della scuola, no? Di quello che stanno facendo, e ovviamente partono dai bambini, dai ragazzini o dagli adolescenti dopo, che è quel tipo di generazione che ovviamente è pronta anche a questo. Uno potrà dire che nel metaverso una cosa che ci sta anche particolarmente a cuore, appunto venendo anche dalla Lombardia, per quello che ci siamo visti in questi anni, e gli anziani nel metaverso, qualcuno, ma gli anziani non sono previsti nel metaverso, perché la tecnologia è giovane per giovani, e se uno dicesse ma cosa, che fine faranno gli anziani, beh, ricordiamoci cosa anche fine hanno fatto nelle RSA in Lombardia, quando non è stato permesso di accedere a cure oncologiche con i ritardi e quindi con le altre morte, no? Quindi queste cose vanno legate insieme, perché sono politiche che si legano insieme, e la nostra forza anche di criticarle e mettere sullo stesso piano, perché è così che dobbiamo fare, perché se ci riferiamo solo, come dire, alla perdita di un aspetto, che sia la scuola, va, che ci sfugge quello che è il programma messo insieme, perché qua possiamo parlare senza polemiche di programma, quindi un programma proprio di gestione dei corpi, del vivente, della società, quindi qualcosa che va anche oltre l'aspetto meramente economico, perché non è solo una questione meramente economica. E un aspetto poi che volevo toccare, non so se ne è sfuggito qua il tempo, ma è la dichiarazione quella di Elon Musk, che so che ha preso varie considerazioni, che oggi se ne è parlato per vari pezzi, ed è quella praticamente legata a una lettera firmata da Elon Musk e da tutta una serie di transumanisti, anzi sono soprattutto i transumanisti che l'hanno firmata quella lettera, e ricorda, per chi lavora da un po' di tempo su questi aspetti, quindi ci possiamo avvicinare questo tipo di apparente preoccupazione a quello che in passato è stato, per esempio, con la famosa lettera di Bill Joy, legata alla nanotecnologia, in cui disse, riferendosi al lavoro fatto da Drexler, no? Quindi sulla replicazione dei nanomateriali, dicendo qui abbiamo delle tecnologie di un livello estremamente pericoloso soprattutto nella replicazione dei nanobot, no? queste robe in campo fisico, quindi possono creare dei danni incredibili. Faccio marcia indietro, e la marcia indietro di Bill Joy, che era un altro leader della Silicon Valley, era ovviamente dovremmo fare nanotecnologie su base sostenibile, quindi lui ci riferiva alla medicina, quindi aspetti. E quindi ovviamente un imbrigliamento, no? Possiamo vedere questa cosa anche nel campo medico, quello che era stato negli anni 70 a Asia, ma per quanto riguardava la biotecnologia molecolare, gli scienziati sempre hanno detto qui, come loro vedevano nel loro laboratorio, hanno visto qualcosa qua degli esperimenti di vivisezione, e Asia, i biotecnologi molecolari sapevano
cosa stavano creando con quel tipo di lecchimere che uscivano fuori dalla porta. Io ho detto fermiamoci, più ricerca, più attenzione, vediamo un attimo perché qui sta succedendo, siamo in grado di fare veramente, di ricreare organismi anche veramente delle mostruosità, era quello che stavano facendo, e stiamo parlando degli anni 70. Questi personaggi, mi viene da spendere, quindi che siano i vari interventi di Asimov sulle biotecnologie o i vari Bill Joy, sono sempre parte, sono critiche che arrivano o Musk, no? Che adesso fa questa lettera sull'intelligenza artificiale, no? Che non è neanche così nuovo, perché qualche anno fa qualcuno aveva già tirato fuori delle perplessità riguardo all'intelligenza artificiale forte, no? Quindi un altro aspetto dell'intelligenza artificiale che poteva creare dei grossi problemi sociali, no? E non solo quello che è la mera perdita del posto di lavoro, che la robotizzazione, la meccanizzazione, la domotica, eccetera, eccetera. Qualcosa di molto più grave. Ecco, queste situazioni vanno prese in senso critico, diciamocelo, visto che qua questo è un convegno contro il 5G, un Elon Musk è sicuramente uno che ha riempito il cielo di satelliti di 5G, uno che ha riempito dialetti nel cervello di scimpanzé con Neuralink per mettere gli impianti, come lui stesso ha dichiarato, perché noi adesso ci occupiamo dei malati di Parkinson, ma il nostro obiettivo è arrivare ai sani. E quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando ovviamente di, come dire, interferire, di intervenire con le neuroscienze sui corpi delle persone, quindi creare società, quindi una società anche biomedicale legata, anche se poi criticano gli esseri genetici, dall'altra stanno facendo, hanno altri scopi. Questo perché vi dico questo? Per dire che la nostra critica deve partire da altrove ancora, non prendendo questi riferimenti, le loro lettere, che sono menzogniere, che non sono assolutamente da prendere in considerazione, anche se sono appunto i guru delle varie start-up, no? Appunto i grandi che hanno dato l'avvio, no? A tutta una serie di grado 5G, appunto, delle Elon Musk. Dobbiamo partire da altri aspetti che dobbiamo costruire noi in senso di come reti resistente, di lotta, critiche dal basso, come appunto anche questo convegno è fondamentale. E queste fanno la differenza, nel creare quella considerazione critica, no? Questa considerazione critica che mette insieme e unisce i tasselli, perché è fondamentale unire i vari aspetti. Oggi io penso che è importantissimo questa cosa che è avvenuta in queste giornate, di mettere insieme i vari pezzi, che non possiamo permetterci più di isolarle, cioè dobbiamo metterli insieme, e questa che dà la vera forza è far capire veramente con cosa abbiamo a che fare. E niente, mi fermo qua e lascio a...